Giornata fresca! Uh! Bello, bello, bello! Sono uscito dalla strada principale, mi accampo qua e dormo qua. È un piacere trovare qui a Narni Lorenzo Barone, quasi 100.000 km tra bicicletta e mezzi di fortuna, sì. hai girato il mondo in otto anni. Sì, è dal 2015 che inizialmente solo con la bicicletta ho cominciato a uscire dalla quotidianità nella quale vivevo e a girare il mondo scoprendo tutto, era, tutto ciò che c'era fuori dal, dalla vita nella quale vivevo. Lorenzo, sei popolarissimo sui social, tantissima gente da tutto il mondo che ti segue. Com'è partita questa impresa, la passione per, per questo tipo di viaggio un po' particolare? Beh, inizialmente era quasi un... Uno sfogo, un modo per, per vivere nuove esperienze. E poi è diventata una passione, uno stile di vita. E, e quindi ho, ho continuato anno dopo anno a fare vari viaggi varie avventure. Poi, dopo i primi 35-40.000 km ho capito che avevo bisogno di obiettivi chiari. Eh, quando viaggiavo, quindi non solo viaggiare per viaggiare, ma con uno scopo ben preciso sin dall'inizio. E adesso sto cominciando a variare non solo bici, ma per esempio adesso ero in Islanda con gli scela sletta. Quindi anche zone diciamo, difficili sotto tutti i punti di vista. Sì, difficili magari quando non si ha esperienza, però man mano che ho, ho attraversato queste zone, eh, poi sono andato in zone sempre più, diciamo, eh, Impervia, Sì, con, con climi più difficili, e successivamente magari quello che ritenevo difficile all'inizio non lo era più dopo esperienze più difficili di quelle, e quindi è tutto, diciamo. Certo rapportato accumulo, a come sì, un preoccupa. accumulo di esperienze che ti porta a vivere eh, a diversamente determinate situazioni. Senti, ma per girare il mondo in bicicletta e, o con altri mezzi, perché davvero sei sì. partito dall'Africa, hai fatto l'Asia, praticamente quasi tutto il mondo. Che preparazione ci vuole? Bisogna essere determinati a partire, perché se si è. Super allenati fisicamente con due gambe grandi come dei tronchi, ma non hai la testa per affrontare le condizioni che troverai. Eh, al primo problema, eh, poi le gambe non ti portano più da nessuna parte perché sono controllate dalla mente. Quindi, bisogna eh, riuscire a affrontare i problemi con eh, nel modo più. Migliore possibile, soprattutto mentalmente. Perché... perché poi ti può capitare di tutto: sì. devi saper riparare la bicicletta, devi avere sì. anche dei, dei mezzi, diciamo, alternativi, no? Sì, sulla bicicletta, sulla parte delle componenti, dopo tanti chilometri ho portato a fine vita molte componenti, eh. e quindi so quanto durano determinate componenti e quando parto per un'avventura so. Quanto lontano mi possono portare so, i mozzi delle ruote, o si rompono, di sicuro si usurano tutte le parti che, che ruotano. E poi io conosco so, i raggi rinforzati piuttosto che cerchioni eh, più robusti, quelli che invece so che si spezzano nella parte centrale. Scelgo le migliori componenti, le assemblo io da solo eh, per, perché voglio quei raggi, quel cerchione, quel, quel mozzo, eccetera. E poi so quanto durano. E quindi, Riesco a arrivare fin dove so di arrivare, e lì mi serve per forza un cambio. Senti, ma c'è stata qualche situazione, diciamo, pericolosa. Beh, quando l'essere umano con le armi decide per te è la parte eh. più pericolosa. Non tanto gli animali, magari le zanzare, perché ti possono passare la malaria. Attaccato dalle moscheze, in Tanzania. Ah un male bestia quando pungono sono proprio belle queste mosche sono proprio dolci eh gli prendesse un colpo gli prendesse leoni in confronto farebbero soffrire di meno questo è un incubo via 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 Non mi hanno mai messo tanto pensiero magari i leoni piuttosto che i popotami o gli elefanti che mi trovavo davanti ogni tanto in Botswana per esempio. L'essere umano armato però sì. Mette più paura eh? Cioè, gli animali no e proprio non è che di più, è ah. soltanto sì e no. La prossima missione quale sarà? Eh, ho varie avventure in mente, adesso vorrei visitare un po' il sud-est asiatico, l'Oceania e chiudo diciamo il capitolo tra virgolette chiudo quello della bicicletta o comunque quello dell'esplorazione interiore con la bicicletta e poi voglio cominciare a mescolare più attività diverse con avventure, magari un'avventura sola, ma con più mezzi. Quindi, per far capire a chi ci segue, Lorenzo è umbro, abita in sì. provincia di Terni. Parte con la bicicletta e arriva in Oceania. No, adesso volo in ah. Brunei, ah. l'Asia l'ho già, già visitata, non sono più affascinato dai lunghi viaggi in bicicletta perché eh, non sono i chilometri eh. Eh, che ti lasciano le emozioni, quanto, eh, no, 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 non la quantità di chilometri quanto il come affronti certo. Certo, eh, certo eh, le zone bene. che vai a attraversare, quindi farò un viaggio specifico alla ricerca delle zone incontaminate della giungla del Borneo eh. che si trova in Indonesia, in Malesia e Brunei e poi se riesco vado in Papua Nuova Guinea dove ancora è una zona, un'isola non, non, non distrutta dall'essere umano e successivamente mi visito un po', già, già che sto lì l'Oceania, Nuova Zelanda, Australia. Ma le popolazioni autoctone come ti ricevono? Eh, dipende dalle popolazioni. C È stato qualche popolo stile, un po'? Eh, in Etiopia sono eh. un, po', un po' aggressivi, ma non voglio generalizzare con Etiopia quanto per la regione della Mara, certo. perché... Eh, C'è del malessere più che altro. Quando sono passato io c'era la guerra civile, quindi. Quindi, anche eh, in un periodo particolare? Sì, adesso per fortuna hanno, hanno smesso, eh, però percepivi proprio il malessere delle persone perché fanno, facevano una vita, spero che mo sia migliore, ma eh, poco cibo, eh, tanto sempre con gli animali al pascolo non, non, non c'è benessere. Leggevo da, da qualche parte che ha trovato anche l'amore no? in uno di questi viaggi. Sì, sì, sì. Ma anche lei ti segue oppure ti aspetta a casa? Lei mi ha accompagnato un pezzettino, 2900 km da... ah penso, è una cosa da <ride> sì. poco. No, vabbè, ho fatto sì, 22.000, eh, ma quel pezzo era facile. Eh, dalla Siberia fino in Mongolia in estate in... era lungo. Così è una passeggiata, diciamo. Sì, no? sì, sì. sì. Tra l'altro, vedete Lorenzo, è qui con la bicicletta, ma è questa che utilizzi? Quando... <ride> anno, ne, negli ultimi due anni ho questa qui, dal 2021. Ma c'è più la passione per viaggiare o per la bicicletta? Solo per viaggiare. Sì. Quindi la, la bici è solo un mezzo. Al bici è un mezzo. Sì. Grazie. A voi. Buon viaggio. Grazie. Pensate se non riesco a stare dietro ai social in questi giorni, ma sto attraversando la savana in Botswana, è bellissimo! Vi aggiorno appena possibile. Un abbraccio a tutti!